signori dal Telemar Sports Center per la settima giornata del campionato regionale di Serie C, dove questa sera la Regas US Torri affronterà la capolista Bruel Volley Bassano per una sfida che vale la testa della classifica. La coppia Gattimolo Biondi si affida a scaccia al palleggio con Speggiolino opposto, Ballotto e Gottardi attaccanti di posto 4, De Carlo e Di Frigio al centro e Toffanin libero. Parte forte il Torri e mette subito in crisi la ricezione avversaria con Gottardo in battuta. Get the pressure! You've had the time to rest, which is coming to an end, and we start again! Continua a comandare il gioco la Regas grazie anche a un'ottima seconda linea che ci permette di impostare al meglio l'attacco. Le biancoverdi non mollano un centimetro nel campo e dominano il primo set. Nella seconda frazione la Regas non si adegua all'avversario e continua a impostare il suo miglior gioco offensivo. Tentativi del Bruel e i centimetri di differenza a muro, le torrine riescono sempre a tenere le bastanese a distanza di sicurezza e si arriva al 20-12 per poi chiudere facilmente 25-13. Reazione del Bruel all'inizio del terzo set grazie al suo muro, ma con il turno al servizio di Di Felice la Regas si porta subito ampiamente in vantaggio. Tentativi delle avversarie, perché questa sera le biancoverdi vogliono e si riprendono la testa della classifica dominando anche il terzo set. L'appuntamento è per sabato prossimo a Sacco Longo per la delicata trasferta contro il Medoacus.